Una vera e propria ortomania, quella che sta investendo il Salento e la Puglia intera, così come riportato da Coldiretti. Infatti, oltre all'utilizzo dei giardini, un buon 32% sfrutta il balcone o la terrazza e un 15% si arrangia con il davanzale delle finestre, allestendo dei veri e propri orti verticali. Tante piante, anche fragole per l'orto normale, ma anche quello verticale. Quali sono i consigli? I consigli da dare alle persone sono pochi. L'orto può essere fatto in pieno campo oppure addirittura con la costruzione di piccoli bancali formando dei riquadri o addirittura in modo verticale, in base alla disposizione che una persona vuole mettere le piante e soprattutto in base allo spazio che ha all'interno di un giardino o nella propria abitazione. Ecco, quali sono le piante che possono essere più utilizzate? Le piante che possono essere più utilizzate all'interno di un orto, beh, dipende sempre in base allo spazio che si ha all'interno di un'abitazione. Ovviamente all'interno di un appartamento o addirittura in un piccolo orto didattico si mettono delle piante di piccole dimensioni, dalla lattuga, dal basilico, dal prezzemolo, dal sedano. Poi man mano si aumenta la dimensione dell'orto, aumenterà anche la grandezza e la disponibilità che potrà ospitare l'orto, quindi le piante di pomodori, melanzane, cavolfiori, patate, aumenterà appunto la dimensione della pianta.